Il nostro calzaturificio è stato fondato nel 1909 da mio nonno Cesare Gravati. Negli anni ha iniziato la produzione di singole paia artigianali e poi dopo ha iniziato la produzione di scarpe da bambino prima. Poi dopo, negli anni, dopo parecchi anni, dopo la guerra, dopo il 1945, la ditta si è trasformata in industria e allora ha assunto diversi dipendenti, diversi operai e abbiamo iniziato la produzione delle calzature da uomo. I've always admired Gravati shoes. My mom has a pair of Gravati boots she bought in high school and still wears to this day. I wanted to work with them because of their quality and craftsmanship. Gravati uses techniques that date back to the beginning of shoemaking and are no longer used in modern factories. There is no shoe more deserving of the label handmade than a Gravati shoe. Each artisan is trained specifically for their step of the process. They take immense pride in their attention to detail. It's not uncommon that their trade is something passed down through generations of their family, just like Etoir and Cesare Gravati. Noi abbiamo mantenuto la lavorazione tradizionale della scarpa. Praticamente oggi si usa molto fare la suola prefabbricata. C'è tendenza a fare un lavoro esterno al calzaturificio per avere meno impiego di manodopera. E allora si cerca di fare la lavorazione prefabbricata della suola, praticamente dal montaggio, poi acquistando la suola già finita, si salta tutta la fase di lavorazione della cucitura, della fresatura. Questo cambiamento, diciamo, se si volesse fare questo cambiamento, si risparmierebbe tutta questa manodopera. Ma noi abbiamo deciso di non farlo, abbiamo deciso di mantenere la nostra condotta, come avevamo fatto sempre, per avere un tipo di scarpa un po' più artigianale. Questo è lo scopo per cui ci differenziamo un po' dalle ditte che adesso sorgono adesso, dalle nuove ditte. Abbiamo deciso di fare anche la linea Sara Flint, oltre alla nostra linea, perché abbiamo visto che la linea Sara Flint è molto allineata alla nostra tipo di scarpa. Praticamente il genere, il tipo di scarpa che produce Sara Flint si adegua bene a quelle che sono la nostra tipologia di lavoro. Ecco. Noi facciamo scarpe per la donna manager, per la donna che cammina e praticamente abbiamo la maggior parte del nostro prodotto è fatto con i tacchi bassi o medi, non facciamo mai tacchi alti, soprattutto da donna. E questo diciamo, ha favorito l'incontro tra noi e la signora Flint. Riteniamo che la sua linea sia adatta alla nostra produzione.
ritengo che la presentazione del prodotto sia molto importante, perché il cliente, il consumatore, quando vede la scarpa esposta in vetrina, prima di tutto guarda il look della scarpa. Poi dopo, in un secondo tempo, quando ha scelto la scarpa, per dire, poi dopo la prova, se va bene, la guarda, e sente se il pellame è morbido. E quindi praticamente noi riteniamo che un punto fondamentale sia quello della finitura della scarpa e della presentazione. Watching Etoire and Cesare's dedication to their factory feeds my passion for what I do. I couldn't be more grateful to have two such amazing mentors.